Buongiorno, sono Carla Primani e siete nel nostro wine bar di Roma, che è stato tra i primi ad aprire all'inizio degli anni 90. Prima di questo in città c'erano due o tre locali che facevano lo stesso lavoro, che andavano avanti dagli anni 70 e hanno in qualche modo aperto la strada a questo nuovo tipo di ristorazione, perché dopo gli anni 90 la moda è esplosa e moltissimi locali hanno aperto i battenti con la voglia di proporre vino. Infatti qui al Wine Bar la filosofia che ci ha portato, anzi più che filosofia, il pensiero era vendere vino. Noi siamo una famiglia specializzata in questo dal 1876, quando il mio bisnonno ha aperto il negozio di Diego Ottoventi, che è ancora tutt'oggi il nostro motore pulsante con tutto il suo assortimento di vini da tutto il mondo. Mio padre è stato, Marco, è stato il primo a importare i champagne, i whisky della Scozia, i Borgogna, i rossi di Bordeaux, in un momento tra diciamo, la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60, in cui un po' il boom economico, un po' la curiosità dei nuovi prodotti, incuriosiva sempre di più i clienti. C'è stato poi un grosso impulso nella viticoltura nazionale e quindi i primi grandi produttori piemontesi e anche toscani che scendevano a Roma con l'entusiasmo e la voglia di proporre i loro vini sorretti da una grandissima qualità. E parliamo quindi dei primi Brunello di Montalcino e dei Baroli, dei Barbareschi. L'esigenza però di continuare a proporre il vino nella maniera più adatta ci ha portato allo studio di questo nuovo negozio. Negozio dove il vino si vende, lo stesso ed è il nostro principale argomento, ma invece che in bottiglia o in casse, a bicchiere oppure a bottiglia, seduti comodamente a un tavolo e magari accompagnandolo con qualcosa da mangiare. Questa era l'idea di base molto semplice che ci ha portato subito a risolvere alcuni problemi, proprio perché probabilmente nella ristorazione si sentiva la mancanza di un posto dove gustare delle cose di qualità e anche in tempi non biblici come alcune volte accade nei ristoranti, in maniera un pochino più facile, un pochino più disinvolta. E abbiamo preso la palla al balzo anche perché molto, devo dire, è stato anche merito dei nostri clienti che ci hanno spronato nella giusta maniera e il Wine Bar piano piano è cresciuto. Ormai sono quasi 20 anni che abbiamo aperto, perché il 13 giugno del 1991 è stato il primo giorno di apertura e tantissime cose sono state fatte, per cui un menù che era basato semplicemente su delle zuppe, dei formaggi, dei salumi e delle torte salate si è evoluto fino a quello che è oggi, dove abbiamo degli aperitivi molto sfiziosi in porzioni piccole da accompagnare semplicemente al bicchiere di vino, piuttosto che arrivare qui e fare una vera e propria cena o pranzo partendo dall'antipasto e finendo con il dessert. Questo è l'offerta più importante del Wine Bar, che non dimentica però appunto la facilità di servizio e di approccio che deve avere nei riguardi dei clienti, per cui in qualsiasi orario ci si può sedere per gustare un ottimo bicchiere di vino e anche senza dover essere costretti a mangiare nulla. La carta dei vini infatti è il nostro fiore all'occhiello, che si è evoluta in questi anni e adesso ne abbiamo una stesura che a noi dà grossa soddisfazione. Prima avevamo pochissimi vini alla mescita, potevano contarsi quasi sulla punta delle dita, anche se comunque bottiglie di qualità non sono mai mancate. Poi piano piano l'offerta è cresciuta, ma devo dire è cresciuta anche di pari passo con la cultura dei nostri clienti e la curiosità e anche la voglia di scoprire nuove produzioni. E adesso siamo in una forma abbastanza innovativa della nostra lista alla mescita che ci sta dando grosse soddisfazioni. L'abbiamo suddivisa in categorie come si fa un po' per la moda e non più in bianchi, rossi, bollicine, vini da dessert, ma abbiamo i casual, i classic, i chic e i cult. E quindi sono quattro categorie che in parte suddividono anche in base al prezzo, ma molto lo fa decisamente la tipologia del vino. Sui casual quindi avremo dei vini che è possibile gustare in tutti i momenti, facili, che non devono essere apprezzati a lungo, ma che comunque danno un gusto
gusto nell'essere prodotti. Poi ci sono i grandi classici che non possono mancare e si arriva poi ai grandi chic, quindi per bevute quasi esclusive. Per arrivare veramente al top ci sono le nostre tre referenze dei cult, che sono sempre un bollicino, un bianco e un rosso, assolutamente vari dall'Italia, dalla Francia, dalla Nuova Zelanda, dall'Australia, dal Sudafrica. Non c'è nessun problema e nessun limite di scelta per questa categoria, e devo dire che se alla prima stesura eravamo un pochino titubanti, visto l'importanza dei vini e anche ahimè l'importanza del costo, adesso ogni volta che andiamo a scrivere, io e mio fratello andiamo a scrivere questa carta, è sempre un piacere dover compilare queste caselle, proprio perché sappiamo che c'è qualcuno che andrà a cercare questi vini e li berrà con grande, grande piacere. E questa è sostanzialmente la grossa novità, e accanto a questa noi abbiamo la nostra lista delle bottiglie che spazia sempre in tutto il mondo e che ha un grande ricambio, proprio perché così riusciamo a avere maggiore visibilità per tutti i nostri clienti, trattandosi sempre di una piccola selezione dell'assortimento di Via Corte. Questo è un bel assortimento di formaggi e salumi artigianali. I salumi sono italiani, i formaggi sono francesi, una selezione di Messier Mons, di Roan. E quindi partendo dalle ore 18 abbiamo un camembert, poi abbiamo un gaperon de l'Auvergne che è un formaggio aromatizzato al miele, poi abbiamo il sel sur chair che è un formaggio di capra leggermente aromatizzato alla cenere, eccolo qua. E per finire abbiamo il fromage du maquis, che è un formaggio di vacca aromatizzato alle erbe sull'esterno, che viene dalla Corsica e che noi accompagniamo con del miele di castagno. Mentre invece i salumi sono salumi artigianali italiani, e partendo dalle ore 12 c'è un salame di Varzi dell'Oltrepò, poi abbiamo della coppa piacentina. Il terzo è una salsiccia al coriandolo di Monte San Biagio, qui nel Lazio, nel sud del Lazio, e un salame di bue suino con del nebbiolo di Matteo Correggia, che viene prodotto su in Piemonte, a Cavour, dal signor Brarda, che è un esperto macellatore di maiali e buoi. Assortimento di salmone scozzese della Loch Fyne, un'azienda che lavora con salmoni di allevamento sostenibile, però, quindi con spazio per i pesci, eccetera. Quindi molto attenti al gusto finale. E al centro abbiamo le uova di salmone, poi alle 19 c'è il filetto di salmone aromatizzato alle erbe, seguendo sulla destra il classico affumicato tagliato sottile, e poi quello che chiamano brand arrost, perché è un filetto di salmone leggermente arrostito, accompagnato da un pain brioche ai datteri e del burro de miscel francese. Vellutata di patate e gorgonzola a fermentazione naturale con noci tostate, che vado a terminare con dell'olio biologico DOP della Sabina. Rotolo di riso Thai farcito con spinaci, formaggio di capra e speck, panato con del sesamo dorato e una riduzione di salsa di soia. Barese di caffè con la sua gelatina e una cialda farcita alla crema di mascarpone con panna montata.